Ti abbiamo proprio ascoltato in religioso silenzio, veramente. Crei un'atmosfera meravigliosa. Anche i ragazzi del talent, pensa, cantavano, ti accompagnavano con questa canzone. Con questo silenzio, se ci fosse un po' più di confusione, se uno sbaglia, si sente subito. Invece così tutti attenti. Invece tutti attenti, devi stare attento a non sbagliare. Ma tu sei talmente brava. Senti, parliamo invece del musical che ti ha visto protagonista. Ah, interpretato quello è stato un ruolo, un impegno notevole. Pensa che importante. Una sera... Michele Paolicelli, che è l'autore delle musiche, l'autore di questo musical, e insieme a Castellacci Vincitore. Castellacci, mi ha detto una sera: ti va di fare Madre Teresa? E io così, ah certo, come no? Ah. Cioè, non sapevo neanche che cosa fosse. E mi ha detto: va bene, parliamo. Ok, io chiaramente, ma dice: ma sicuro? Sì, sicuro, sicuro. Io pensavo fosse una cosa teatrale. Così, normale, e invece era un musical. Allora mi manda a casa il libro con i testi e le musiche, il CD con le musiche, cioè, e io mi imparo piano piano delle musiche di una bellezza incredibile. Io sono rimasta affascinata da sta cosa, però molto impegnativo, intanto molto difficili, alcune cose molto difficili, e poi impegnativo il personaggio. Beh, come sei entrata nel ruolo? Cioè, interpretare quindi il ruolo di una santa non è facile. Allora, intanto, quando mi hanno messo il costume addosso, ero precisa a lei perché sono piccola come lei. Quindi, scarpa bassa, ovviamente. Però, chissà che emozione. Allora, vi dico solo che io mi sono talmente... È talmente bello che la prima volta che sono uscita in scena sono uscita con le lacrime. Vi dico, mi sono emozionata io proprio. E c'erano i ragazzi che stavano, facevano i malati per terra, così, che mi guardavano allibiti perché non credevano. Dice: ma come, Vilma, una che canta da una vita, eccetera, così si emoziona. Io mi sono emozionata da morire. Alla fine, quando è arrivata mia figlia, sta con le lacrime agli occhi. Susanna ha pianto dall'inizio alla fine. Susanna dall'inizio alla fine ha pianto. Beh, veramente è stato... Dire che è stato una cosa... Guarda, poi noi abbiamo fatto... pochissime esibizioni, purtroppo, perché abbiamo cominciato tardi, quindi non c'è stata la possibilità di organizzare in teatri, però ci stiamo preparando per farlo con i teatri. Assolutamente, ci hanno chiamato in America, ci hanno chiamato in Messico e ci hanno chiamato in Giappone. Benissimo, mi fa molto molto piacere. E se sei a Roma, fammi sapere che io sono degnissima di Madre Teresa. Verrò qui e lo pubblicizzerò, assolutamente. Magari.